Ok, prendiamo l'introduzione. Abbiamo visto l'altra volta la storia, o meglio, come nasce il principio di inerzia. La prima formulazione che deriva dallo studio dell'attrito è di Erone di Alessandria, che anticipa di 15-16 secoli gli enunciati di Galileo. Facciamo un salto, quindi il salto successivo, che riprende questo principio è Galileo. Per quale ragione è necessario riprendere questo? Beh, come veniva concepito l'universo all'epoca di Galileo? Questo sicuramente ve l'ho già detto, ma lo riprendo. I moti sulla Terra erano moti di due tipi, naturali e violenti. Se io prendo un sasso e lo lancio, quello è un moto violento, che è causato dalla mia azione. Mentre il moto naturale del sasso sarebbe quello che lo porta a raggiungere il suo, tra virgolette, luogo naturale, cioè il basso, tra virgolette. Okay? Le quattro sostanze che compongono la Terra, acqua, terra, fuoco, aria, hanno luoghi preferiti: aria e fuoco verso l'alto, terra e acqua verso il basso, più in basso la terra, poi l'acqua, aria e fuoco. Okay? Quindi lo stato naturale è lo stato di quiete nel posto che compete a quella particolare sostanza. Tutto questo funziona fino sulla Terra, dalla Luna in su tutto cambia, lì lo stato naturale è quello di moto circolare attorno alla Terra. Gli astri si muovono di modo circolare attorno alla Terra in sfere che hanno come centro la sfera, la Terra, e sono fatte di un'altra sostanza, di etere, che non c'entra niente con quello che c'è sulla Terra. Questa era l'idea di come funziona l'universo all'epoca che si imparava a scuola, all'epoca di Galileo. Ma proprio in quel periodo cominciano a circolare idee nuove, conoscenze in realtà vecchie, ma portate con opere appena tradotte dall'arabo e dal greco antico, ad opera di alcuni traduttori nel XII secolo. In particolare emerge un'idea diversa di universo, il cosiddetto modello eliocentrico, che in realtà la prima proposta è molto antica, è di Aristarco di Samo, 280 a.C. Copernico lo riprende. Copernico, Keplero, Newton, Galileo studiano i testi antichi e vedono che si può pensare in un altro modo. E per questo sono le loro opere sono state proibite, perché mostravano che c'è un'altra verità, un altro modo di vedere le cose, perché al di là della verità il modello eliocentrico e geocentrico sono sbagliati entrambi. Non è vero che il Sole è il centro dell'universo, il centro dell'universo non esiste, che il Sole si muove attorno al centro della nostra galassia, la galassia si muove attorno al centro della massa locale, il massa locale si muove attorno al centro del supermassa locale e via dicendo, tutto si muove, non esiste il centro dell'universo, quindi sono sbagliati entrambi, e veri entrambi. In realtà la rivoluzione è questa, cioè mostrare che non c'è un unico punto di vista. Bisogna aprire la mente, allargare le pareti della mente e concepire anche altri modi di vedere le cose. La scoperta scientifica è vedere qualcosa che tutti vedono, ma pensare qualcosa che nessuno ha mai pensato prima, o pensare in un modo completamente diverso. Vengono proposti diversi sistemi, ma l'obiezione più grossa qual è? Beh, se la Terra gira attorno al Sole, com'è che non ce ne accorgiamo? In realtà anche questa è un'obiezione fasulla. Perché? Perché è stato provato, ma il lavoro è andato perduto, l'informazione solo che è indiretta, nel 190 a.C. un astronomo mesopotamico, Seleuco, mostra che l'interpretazione delle maree è impossibile senza richiedere il moto della Terra. E questo
viene citato anche da Galileo. Io cito un antico matematico che, studiando i flussi e i riflussi delle maree, motiva, sostiene il fatto che la Terra si muove. Però agli occhi della fisica aristotelica questo è impossibile. Non si spiega, perché se la Terra si muovesse dovrei accorgermene, dicendo che dovrei sentire il vento che passa, eccetera, queste cose. Se lo lasciassi cadere un sasso, questo cadrebbe indietro e cose così. Tutto chiaro? Qual è l'obiezione? Beh, Galileo cosa ne deduce? E qui sta la sua grandezza. Bisogna cambiare tutto. Sta studiando i moti dei cieli, cambio quello che penso del moto anche sulla Terra. Serve una nuova fisica. Non posso più pensare al moto nel modo vecchio, perché le cose non funzionano, non combaciano. Che cosa gli suggerisce questo? Beh, un principio di tutto sommato unitarietà. Cioè, per quale motivo la natura avrebbe dovuto separare quello che c'è sulla Terra da quello che c'è fuori della Terra? Per quale motivo le cose dovrebbero funzionare in modo diverso qui e là, tra virgolette? Non c'è motivo. E di questo se ne rende conto, per esempio, nel 1604, osservando il cielo, si rende conto che c'è in cielo una lucetta, una luce che prima non c'era. C'è una stella nuova, la chiama, nella costellazione di Ofiuco. Osserva il cielo e dice: questa stella tempo fa non c'era, è cambiato il cielo. Ma questo distrugge o va contro l'idea aristotelica che il mondo superlunare non cambia, è eterno e mutabile, e vi mostra con diverse osservazioni che è un evento che non è atmosferico, un evento che si svolge al di là della Luna, molto al di là. Quindi le stelle cambiano. Ci sono stelle che oggi ci sono, ma ieri non c'erano, e probabilmente domani non ci sono, detto in una metafora ovviamente. Possono cambiare, possono evolvere. Non è vero che dalla Luna in su succedono cose che dalla Terra, sulla Terra non succedono. Sulla Terra tutto evolve, ma anche fuori dalla Terra tutto evolve. nel 1609 utilizza uno strumento già inventato dagli olandesi. Ci sono cronache del 1604 dove una persona, noto olandese, vuole brevettare il cannocchiale, e gli rispondono dicendo: caro mio, il cannocchiale è un oggetto di uso comune, tu non puoi assolutamente brevettarlo. Sarebbe come se io oggi scrivessi all'ufficio brevetti: voglio brevettare la sedia, ho inventato la sedia. La sedia è un oggetto che trovi dappertutto, non puoi neanche pensare di brevettarlo, quindi è un oggetto già noto. In realtà nel 1983 una campagna di scavi archeologici nell'isola vicino al palazzo di Cnosso ha trovato una ventina di lenti dell'epoca cretese, okay, costruite con dei segni della molatura, e qualcuno afferma che l'uso del cannocchiale fosse già presente in epoca antica. Però questo è ancora un intervento. Le lenti sono state trovate, adesso sono presenti nel museo di archeologia della città, non mi ricordo più il nome, ma vicino al palazzo di Cnosso. Comunque usa il cannocchiale in modo completamente nuovo, anziché puntarlo a terra, gli olandesi lo usavano per scopi militari e per la navigazione, lo punta in cielo e osserva gli astri. Certo, non vede benissimo perché la qualità dell'ottica non è eccellente, però vede molto meglio di come vedrebbe a occhio nudo. È la prima volta che si osserva il cielo con uno strumento nuovo. Osserva la Luna e vede paesaggi simili a quelli terrestri, montagne, pianure, valli. Com'è possibile? Questo è uno shock,
che vedi fuori della Terra qualcosa che ti aspetti di vedere sulla Terra. Ma se anche la Luna è fatta così, vuol dire che in realtà la natura funziona dovunque nello stesso modo. Non c'è motivo per separare sublunare e sublunare. Qui nasce il principio di relatività, cioè l'idea che le leggi della natura sono le stesse dappertutto. Questo è un enorme passo avanti, questa è la grandezza di Galileo, è qua essenzialmente. E allora dice bisogna ripensare, bisogna riscoprirle, bisogna ristudiarle, con la mente sgombra da pregiudizi, però con uno strumento in più. Galileo dice la natura è un libro scritto, sta aperto davanti, scritto con una lingua che è fatta di numeri e figure matematiche, che è scritto in matematica. Se non conosco la lingua della natura non posso pensare di capirla. Senza conoscere questi simboli, dice Galileo, è come aggirarsi in un oscuro labirinto. Vado a sbattere da qualche parte e mi faccio male. L'idea che la natura è interpretabile in termini matematici è molto vecchia. Okay. Lui rigioca questa carta e la utilizza a pieno. E ristudia la natura in modo nuovo. E riformula, studiando il moto degli oggetti, in modo con regole completamente diverse, quantificate e matematiche. E la prima che è probabilmente più grande legge che ha trovato per il mondo è la legge di inerzia. Anche questa è una grossa violazione dell'idea aristotelica. Già in questo periodo un altro studioso, un certo Huygens, olandese, mostra che in realtà il moto circolare è un moto accelerato, cioè il moto dei pianeti non è un moto naturale, è un moto dove devi intervenire un agente, un qualcos'altro. Quindi anche lì Aristotele non funziona più. Galileo dice, beh, se prendo un piano inclinato e metto qui una pallina di una certa massa e la lascio scivolare, scende piano inclinato, il moto, l'anno scorso abbiamo studiato questo tipo di moto, è un moto accelerato, ma poi mi interessa questo tratto. Sono diverse posizioni occupate dalla pallina. La pallina in realtà va avanti, ma a un certo punto si ferma. Perché? Aristotele direbbe, beh, perché il suo stato naturale è lo stato di quiete. Raggiunto il punto più basso, il suo stato naturale quiete si ferma perché quello è il suo moto. Poi Galileo dice, beh, ma se io levigo questa superficie e faccio in modo che sia più liscia possibile, più la rendo liscia, più la pallina arriva lontano. Quindi c'è un effetto legato al contatto tra le superfici. Perché la pallina, quando raggiunge il suo posto, dovrebbe fermarsi qua. Perché perdere questa posizione è indifferente. Quindi non conta solo il fatto che è più in basso, conta anche l'azione della superficie. Non solo, ma se poi io qui ci rimetto un altro piano inclinato, lei risale, tolti gli attriti, fino allo stesso punto, oltre non va. Se io questo lo metto tutto basso, ok, e tolgo, idealmente potessi togliere l'attrito, la pallina cosa farebbe? Non si ferma più. E di che tipo di moto viaggia? Vado a misurarlo, misuro posizione, tengo conto dei tempi e vedo che è un tipo di moto rettilineo uniforme.
Wow, ma allora questo è lo stato di moto naturale, non è la quiete. Quindi lo stato naturale è lo stato in cui, tra virgolette, lo stato di moto non cambia. Qualunque altra cosa che voglio far fare alla pallina, voglio farle fare una curva, voglio accelerarla, frenarla, eccetera, devo intervenire in qualche modo. Se idealmente eliminassi tutti gli agenti esterni, attrito con la superficie, con l'aria, eccetera, avrei un oggetto che si muove di moto rettilineo uniforme. Certo, arrivato alla fine del tavolo la pallina cade oppure incontra uno ostacolo. Ma idealmente, ed è qui la potenza, riesco a immaginare qualcosa che non riesco a concretizzare, a realizzare di fatto, ma che è uno strumento per pensare di enorme potenza. Perché questo cambia la visione del mondo, di tutto l'universo, della Terra e del cielo. Cambia completamente. Oggi noi riformuliamo i principi in questo modo. L'agente esterno, che prima abbiamo indicato come in questo esempio l'attrito, si manifesta o viene esercitato utilizzando una grandezza fisica che non abbiamo ancora visto, che si chiama forza. L'oggetto di forza non è nuovo la sua formulazione nel contesto della dinamica. Ok? Lo studieremo in dettaglio più avanti. Per adesso la forza è ciò che causa variazioni di stato di moto. Ciò che causa variazioni. Attenzione, nel contesto aristotelico, per mantenere un oggetto in moto dovevo continuare ad applicare una forza. Cioè la forza causa moto, non variazioni di moto. Qui di nuovo c'è il variazione. Una parola in più cambia tutto. Tutto, tutto. E il principio di inerzia dice se sono tutte le forze che agiscono su un oggetto, e chiamo questa forza risultante, abbiamo già visto l'anno scorso come sommare i vettori, se sono tutte le forze che agiscono su un oggetto e ottengo zero, ok? Quindi non è necessario che non ci sia nessun agente, è sufficiente che l'effetto totale netto sia nullo. Quindi, per esempio, sto sul tavolo, il tavolo compensa la forza peso, altrimenti l'oggetto cadrebbe verticalmente, e via dicendo. Se questo accade, allora l'oggetto su cui queste forze agiscono con risultante nulla si muove di moto rettilineo uniforme, cioè la sua velocità in senso vettoriale rimane costante. O viceversa, anzi analogamente, l'accelerazione è zero. E vale anche il viceversa. E se vedo un oggetto che viaggia di moto rettilineo uniforme, so, posso dedurne che la risultante delle forze applicate necessariamente è zero, perché se così non fosse questo non sarebbe vero e viceversa. Questo è molto controintuitivo, cioè richiede uno sforzo di immaginazione enorme. Perché? Perché per fare in modo che un oggetto viaggi in moto rettilineo uniforme, se io voglio, ad esempio, che spingo la sedia e voglio che viaggi in moto di velocità costante, devo continuare a spingerla. Se io prendo un'automobile e voglio andare da Trieste a Venezia a velocità costante,
Ok, quando arriva a Venezia il serbatoio di benzina è vuoto. Mi serve che il motore consumi, spenda energia, quindi spenda, agisca con una forza per spingere la macchina. Se no non si muove, o si muove, ma dopo un pochetto si ferma. Quindi questo è molto contrario a quello che vedo, alle apparenze. Perché mi serve una forza per mantenere una velocità costante? Perché in realtà non è l'unica. La forza del motore, o la mia forza per spingere la sede per mantenere la velocità costante, è quanto mi necessita per far sì che si verifichi questo. Perché oltre a me, sulla sede o sull'auto, agisce anche la forza d'attrito con la strada e con l'aria. Se io voglio compensare quelle forze, mi serve un motore attivo. Devo consumare benzina. Altrimenti, se tolgo solo il motore, non è più vero che questo è vero. Perché se l'auto sta viaggiando, motore spento, agisce solo la forza d'attrito, la forza d'attrito è una forza frenante, la velocità diminuisce. Ma questo è perfettamente compatibile con questo quadro, anzi, ne è la motivazione. Capite che immaginare questo nel 600 non è una cosa semplice. Richiede un'enorme immaginazione, è una grande apertura mentale. Riuscire a pensare ciò che nessuno pensa. A vedere quello che vedono tutti, ma a pensare ciò che non pensa nessuno. Quindi lo stato naturale è lo stato a velocità costante, non la quiete. E analogamente il moto dei pianeti, che è un moto a quell'epoca circolare in realtà ellittico, non è un moto naturale, perché non è rettilineo uniforme. Là deve agire una forza, non può essere vero questo. Questo è un principio, primo principio della dinamica. Cos'è un principio in fisica? In principio è una legge, una regola, una norma, un enunciato, che si deduce dall'esperienza e si assume per vero senza bisogno di dimostrarlo. Cioè è una legge della cui parto. Dico, se è vero questo, allora succede questo, questo e quest'altro. E ci si arriva per deduzione, cioè se osservo quello che vedo, ma penso in modo diverso, appunto, dico tutto funziona come se questo fosse vero, quindi lo prendo per buono. Non so se mi sono spiegato, chiaro? Dopodiché, altra opera oltre a Stellanova, Il Saggiatore, 1623. Il saggiatore significa colui che prova, che saggia, che sperimenta. Lì Galileo dice la natura è un libro aperto scritto in matematica. E come faccio a conoscerla? Devo fare degli esperimenti, devo fare delle prove. Cioè, se vedo che questa non vale, sicuramente non vale questa e viceversa, vado a verificarla. Quindi costruisco una teoria, che mi faccio delle idee, immagino quali sono le regole del gioco e vado a fare delle previsioni. Dico, se ho capito bene, allora le cose funzionano così, così e cos'ha. Costruisco un modello, un'idea astratta, d'accordo, un'idea. In base a questa idea faccio delle previsioni, poi vado in laboratorio e faccio le misure. E vedo se le misure confermano o no la mia idea. Ok? Se la confermano, quell'idea diventa
o posso assumerla come legge fisica, cioè la natura rispetta quel principio. E quindi ho capito, tra virgolette, quello che regola quel fenomeno. Se o non appena succede che trovo una situazione in cui quella regola non vale più, significa che c'è una teoria più profonda che riesce a spiegare anche quella deviazione o quel caso particolare che prima, con la teoria vecchia, non capivo. Quindi questo non significa che devo buttare via la teoria vecchia. La dinamica di Galileo e di Newton sono usate tutti i giorni, ma sono casi particolari di teorie più grandi, della teoria della relatività speciale in generale e della meccanica quantistica, che però valgono in generale, ma entrano in gioco in situazioni particolari. Hanno una validità più ampia perché la meccanica ingegnere ne è un caso particolare, ma non per questo va buttata via. Purtroppo un esperimento che non si accorda con quanto previsto dalla mia teoria significa che devo cambiarla, devo cercarne un'altra più ampia, più generale, che riesca a spiegare tutto quello che spiegava la precedente, in più quello che ho trovato di nuovo. Questo si chiama metodo scientifico, che in realtà, ripeto, è una riscoperta, come abbiamo visto l'altra volta. Per questo molti dei grossi esperimenti scientifici vengono fatti in continuazione, non è che uno fa una volta e non lo fa mai più, si continua a ripeterli con tecnologie più avanzate che rendono i margini di incertezza sempre più piccoli. Dopodiché, detto questo, a questo quadro manca una parte. Qui Galileo, ahimè, ha dovuto fermarsi perché ha avuto grossi guai con l'Inquisizione. Il testimone è passato ai suoi allievi, in particolare a Torricelli, il quale, lo stesso del barometro, lo conoscete già? Scienza. Il quale intuisce qual è, ma non lo precisa, non va anche lui, non è in profondità, cosa succede se il caso complementare a questo, se invece una forza agisce, cosa succede? Torricelli fa un passo avanti in questo senso, un altro lo fa Cartesio, René Descartes, anche questo l'avete sicuramente trovato nel corso di filosofia, o lo troverete a breve. Cartesio dice, beh, la forza non bilanciata, cioè la forza non nulla, è legata al moto. E in questo senso torna un po' indietro questa idea più aristotelica che galileiana. Quindi un po' di studi in Italia, Torricelli, un po' di studi in Francia, a Parigi, Cartesio, ma in realtà il testimone passa all'Inghilterra. Alla morte di Newton, anagraficamente lo stesso anno, ma in realtà gli anni sono diversi perché in Inghilterra non c'era ancora il calendario gregoriano, c'è ancora quello vecchio, nasce Isaac Newton e nasce un momento abbastanza drammatico della storia inglese, perché c'è in atto una guerra civile tra la parte favorevole al re e la parte favorevole al Parlamento. Il padre muore poco prima che lui nasca, in uno scontro armato tra le due fazioni. Gli nasce orfano, la madre non si sente di accudire al figlio e lo lascia a dei parenti e se ne va, si risposa, va via, viene abbandonato. L'abbandonato nel senso che la madre non se ne occupa. Ha un'infanzia piuttosto dura, ma mostra subito molto acume.
suoi parenti che se ne occupano, farò di tutto perché vada a studiare all'università. Il primo incarico che ha Newton all'università è quello di rifare i letti e rimettere a posto i libri in biblioteca. Lui entra con questo incarico, che non è strano, perché chi non era facoltoso, lui veniva da una famiglia di medie possibilità. Chi non è facoltoso si paga, tra virgolette, gli studi in quel modo lì. Lui comincia da questo livello. Quando muore, Voltaire, il filosofo francese Voltaire, che va ad assistere al funerale, dice qui, ne fa una cronaca, dice: questo è il funerale di un re, di un monarca, è degno di un re. Quindi inizi facendo i letti, facendo le pulizie e finisci come un re. Grazie a quello che riesci a pensare. Probabilmente il De Revolutionibus di Copernico e i Principia di Newton sono degli edifici mentali, ok, ma sono delle conquiste praticamente più alte, penso, della storia dell'umanità, perché hanno cambiato la storia del pianeta, hanno influenzato parte dell'ambito scientifico, l'economico, sociale, cambiato decisamente la storia. Era una persona molto schiva, molto poco propensa a comunicare con gli altri, ma era di grande acume, ha quasi subito un incarico all'università. Il nome della cattedra che gli occupa adesso è la più prestigiosa dell'università di Cambridge, se non ricordo male, e nel 1686 viene invitato a esporre il suo lavoro alla Royal Society. In quell'epoca, non solo in Inghilterra, vengono fondati dei circoli. Prima di quello, la ricerca scientifica si faceva, era un hobby dei nobili, persone che potevano disporre di tempo per interessarsi a questo o a quell'argomento e parlavano tra di loro via lettera, mettendoci quindi tanto tempo. E cominciano a nascere queste associazioni. Una, quella dell'Inghilterra, una delle prime, 1660, è la Royal Society. Quest'anno in febbraio sono andato a vederla, è stata un'emozione incredibile. E insomma, viene fondata questa società, con il patrocinio ovviamente del re, e qui si riuniscono persone che espongono le loro idee e discutono tra di loro. Ha un regolamento, un'associazione e via dicendo, e Newton ne fa parte. E dopodiché, in questo periodo, facciamo qualche passo indietro, 1684, alcuni elementi di questa persona, di questa associazione, sono per esempio l'architetto che costruisce la cattedrale di St. Paul, sono il Robert Hooke, che è uno studioso che poi vedremo un po' più avanti, che si occupa della legge dell'elasticità, un altro è uno dei padri della chimica. Queste persone si trovano in questo circolo, a un certo punto il circolo chiude e loro vanno fuori e vanno a discutere dove? Nelle coffee houses. Il caffè arriva in Inghilterra prima del tè e funge da posto di ritrovo e di scambio di idee e comunicazione. Un giorno, narra uno di questi, Christopher Wren, che è l'architetto che ha fatto St. Paul, dice: beh, stavamo discutendo del come mai le orbite dei pianeti sono delle ellissi. Allora c'era Edmund Halley, quello della cometa, che era uno dei tre, dice: ah, ma io l'ho trovato, così cos'è, se volete ve lo mostro. In realtà non aveva trovato, aveva avuto un'intuizione ma non aveva provato niente. Dopodiché va a trovare Newton all'università e gli dice: sai, l'ultima volta ci siamo trovati era un discorso di questo. Ci chiedevamo che tipo di meccanismo c'è sotto le orbite dei pianeti. Beh, dice Newton, è una forza che va come l'inverso del quadrato della distanza.
Cosa fai? Come fai a sapere? L'ho calcolato, l'ho dimostrato. Ecco, sarebbe come se un medico vada da un altro e dice, sai, stiamo cercando la cura del cancro. Ma ce l'ho lì, nel tavolo, da qualche parte. La chiave di volta della comprensione dell'intero universo era negli appunti di Newton, dimenticati là. Ora Ari dice, beh, stati da fare, scrivi qualcosa e vieni a parlarne alla Royal Society. Allora Newton riordina gli appunti, li realtà li riscrive, ok? E su insistenza di Halley, Halley paga di persona la pubblicazione e un anno dopo, 1687, vede la luce l'opera di Geografie Naturali Principia Matematica. Probabilmente lo scritto scientifico che ha avuto più effetto nella storia. Tra i libri, primo libro parla del moto in generale, secondo del moto dei fluidi, terzo mostra come, conoscendo la massa, la posizione e la velocità di un oggetto, puoi predirne il moto, qualunque tipo di moto sia. Questo contiene la chiave più la legge di gravitazione universale che serve per interpretare il moto dei pianeti nel cielo e dei gravi sulla Terra. In un'opera viene costruito un quadro interpretativo che funziona, che mette sullo stesso piano cielo e Terra. Un'indagine iniziata quasi 23 secoli prima. Questo è un atto di genio assoluto. E noi ci occuperemo dell'immediato di vedere come Newton ha completato il quadro iniziato da Galileo. Newton riconosce la paternità di Galileo del principio della dinamica, del primo, ma ne aggiunge altri due. Poi che non è semplice, perché con tre principi, tre semplici regole, mi pone le basi per interpretare qualsiasi tipo di moto. A quell'epoca c'erano tante opere, ma erano perse in mille rivoli e non erano sistematiche, coerenti e complete come queste. Quanto manca la campana? No, ci fermiamo qua.